tavolo di concertazione per attore, come sindaco, dei progetti e delle progettualità. Bisognerà creare un canale preferenziale per quelle persone che dimostreranno attinenza territoriale, volontà di avere una risvolta occupazione. Vedete come sono? Noi non ce lo permetteremo mai di andare nelle piazze degli altri. Gli altri vengono nelle nostre, ma noi andiamo avanti con il sorriso, perché è la passione che ci anima ed è il divertimento anche di mettersi a disposizione del cittadino che ci muove. E quindi attiveremo questi tavoli e ricreeremo le condizioni favorevoli alla generazione dell'impresa, perché Grosseto soffre di una crisi occupazionale superiore alle altre città appunto della regione toscana. Abbiamo quasi il 18% in più della media regionale di disoccupazione, soprattutto giovanile, che arriva al picco del 43,7%. Quindi è importantissimo agevolare le imprese per fare in modo che esse possano assumere piacevolmente e attrarre soprattutto i giovani, finanziando le start-up giovanili, creando col baratto amministrativo, soprattutto nel centro storicizzato e storico, delle occasioni appunto in cui i giovani possono venire a svolgere le loro attività e trovare convenienza nel ritrovare Grosseto appunto come faro, come potenziale raggiungimento di quelli che sono i loro scopi. E quindi è importantissimo capire che il nostro principale elemento programmatico è appunto il lavoro, e su questo ci concentreremo. Ma il secondo punto fondamentale è la sicurezza, perché la sicurezza è stata ampia.